Buonasera a tutti, vorrei ringraziare di cuore l'Amreal perché ci dà la possibilità di parlare finalmente di sclerosi sistemica e il compito che abbiamo insieme oggi è quello di soffermarci sulla terapia sistemica della malattia. Allora, facciamo questo excursus ricordando che il trattamento della sclerosi sistemica, stamattina ne avete già sentito parlare in larga parte, si basa sulla terapia dell'impegno d'organo, quindi la terapia dell'esofago, del cuore, del polmone, la terapia necessaria del dolore, cui la collega Mastronicola ci parlerà ovviamente nella relazione successiva, e la terapia cosiddetta, che ho denominato terapia di fondo, cioè la terapia che cerca di rallentare l'evoluzione della malattia andando ad agire sui meccanismi che determinano la malattia stessa. E quindi bisogna eseguire una terapia che tratta l'alterazione dei vasi e la terapia che tratta la fibrosi, cioè l'indurimento della cute e degli organi interni. E questa, oggi pomeriggio ci soffermiamo sull'utilizzo delle terapie in uso e vorrei condividere anche con voi le terapie, quelle che sono ancora in studio. Innanzitutto rispondo a una domanda che spesso mi viene fatta: la sclerosi sistemica si può curare? E abbiamo oggi a disposizione molti strumenti per curare la malattia. Importante è fare una terapia il più precocemente possibile, facendo ovviamente una diagnosi precoce. E vi presento quelli che sono gli attori principali nel determinare la sclerosi sistemica. Da una parte la cellula endoteliale che qui vedete, che fa parte del rivestimento appunto dei vasi, e questa invece che è il fibroblasto, che è quella cellula che crea quella sostanza che è alla base poi dell'indurimento della cute e della fibrosi. Il gruppo europeo di studio sulla sclerosi sistemica ha pubblicato delle linee guida, delle raccomandazioni per la terapia della sclerodermia. Ovviamente dobbiamo agire il più precocemente possibile sull'apparato vascolare e quindi dobbiamo utilizzare i cosiddetti farmaci vasodilatatori. Di sicuro le conoscete, ma ora ci soffermiamo su questi farmaci: calcio antagonisti, prostanoidi, antiendotelina, e ho messo di qua in fondo aspirinetta, anche se non è un farmaco vasodilatatore, ma perché questo farmaco viene spesso utilizzato e prescritto nelle fasi iniziali per il trattamento del fenomeno di Raynaud per la sua capacità di fluidificare il sangue. Bene, vediamo i primi farmaci, quelli che vengono considerati la terapia di fondo del fenomeno di Raynaud, sono i calcio antagonisti, i vasodilatatori, che nella pratica clinica vengono utilizzati per curare l'ipertensione arteriosa e sono rappresentati essenzialmente dalla nifedipina, dall'amlodipina, e il loro uso, dicevo, deve essere considerato, come vediamo qua, la terapia di fondo per la vasculopatia sclerodermica. Purtroppo sappiamo che questi farmaci possono causare mal di testa, gonfiore ai piedi, abbassare ulteriormente la pressione in chi non ha problemi di pressione arteriosa e quindi possono creare qualche problema. L'importante è utilizzarli anche a basso dosaggio, ma un periodo prolungato di tempo. I prostanoidi. I prostanoidi, questo nome viene riservato a questa classe di farmaci vasodilatatori che molti di voi conosceranno, sono i vasodilatatori che vengono effettuati per via endovenosa. Secondo le linee guida, l'iloprost viene considerato come la terapia delle ulcere nella sclerosi sistemica. Lo schema di infusione dell'iloprost deve essere adattato a quelle che sono le necessità del malato, in modo da evitare, essendo un vasodilatatore, nausea, vomito e cefalea. Secondo le nuove raccomandazioni, l'iloprost dovrebbe essere considerato fra il nostro armamentario terapeutico come farmaco rallentatore della progressione della malattia. Importante ricordarvi
che per la terapia con Iloprost non è importante tanto il dosaggio, cioè quanto Iloprost fate, ma la regolarità della terapia. Infine, la Prostadil è un altro farmaco vasodilatatore, sempre della famiglia dei prostanoidi, e può rappresentare un'alternativa laddove non si può utilizzare l'Iloprost. L'infusione di questo farmaco è più breve, vedete, della durata di 3 o 4 ore, e può avere una certa valenza di efficacia sul trattamento del fenomeno di Raynaud. E infine l'antiendotelina, questo nome strano, si chiama Bosentan, anche voi, molti di voi conosceranno appunto questo farmaco, che sempre secondo le raccomandazioni è il farmaco che viene utilizzato per la prevenzione delle ulcere digitali, somministrato dopo fallimento del calcio antagonista e dell'Iloprost. In realtà, sempre secondo le nuove raccomandazioni, questo farmaco andrebbe utilizzato in terapia di associazione con i calci antagonisti e l'Iloprost nelle fasi early, cioè precoci di malattia, che presentano l'anticorpo antisclero 70 positivo o nelle forme diffuse di malattia. Questo è un farmaco che non viene somministrato endovena, è un farmaco, come sapete, che viene preso per via orale in compresse. Questo è il dosaggio, dobbiamo controllare con regolarità gli esami del sangue, soprattutto l'emocromo e la funzionalità epatica. Ed infine vi porto l'ultima novità. Nelle raccomandazioni del prossimo anno, quindi usciranno anche per noi medici nel 2016, è stato messo questo nuovo vasodilatatore che si chiama Sildenafil. Il Sildenafil si è dimostrato utile nel trattamento delle ulcere digitali, che comunque deve essere considerato sempre come farmaco di associazione. A questo punto vi ricordo anche, se queste sono quelle che ci vengono dagli studi clinici ormai tradizionali, ci possono essere anche dei farmaci che ci aiutano, soprattutto per quanto riguarda la qualità di vita, sul fenomeno di Raynaud, sul gonfiore ai piedi ad esempio. In questo caso può essere utile l'utilizzo del metoglicano, del cilostazolo, mentre la pentostifillina ormai fa parte di quell'armamentario vecchio e non viene più utilizzata nel trattamento del fenomeno di Raynaud e della sclerosi sistemica. Molto utile sempre però come terapia coadiuvante l'utilizzo anche ad esempio del mirtillo nero, del biancospino, della centella asiatica e dell'aloe vera, che è molto ricca di vitamina E. Passiamo quindi ora all'utilizzo di questi farmaci, gli immunosoppressori. Abbiamo visto il vaso, ora passiamo al fibroblasto. Gli immunosoppressori, lo dice il nome, sono farmaci che interferiscono con l'attivazione del sistema immunitario. Il loro utilizzo viene riservato alle forme complicate da uno degli organi interni, in particolare il polmone. Sono necessari perché a questo livello rallentano il processo di fibrosi e sono rappresentati dalla ciclofosfamide, dal micofenolato, dal metotrexate e da un farmaco che ora viene utilizzato meno frequentemente, dall'azioteprina. Purtroppo dobbiamo porre attenzione all'utilizzo degli immunosoppressori, agli effetti collaterali e alla tolleranza, soprattutto a lungo termine, di questi farmaci. Ecco allora che la ricerca ci viene in aiuto. Oggi ci sono farmaci che sono più selettivi, cioè sono farmaci che colpiscono al cuore la malattia, fermano l'azione delle cellule immunitarie impazzite, evitando che queste cellule causino altri danni. E qui siamo di fronte ad un farmaco innovativo che si chiama rituximab, è un anticorpo monoclonale. Il rituximab può modificare l'evoluzione della sclerosi sistemica e anche nella nostra esperienza, che qui vedete riportata recente, è proprio nel 2015, è un farmaco molto sicuro anche nel lungo periodo di tempo. Vi riporto questi studi, e quindi non sono ancora farmaci che vengono utilizzati nella pratica clinica,
ma stanno dando dei buoni risultati. Sono farmaci che forse avete sentito parlare perché vengono utilizzati nella terapia di un'altra malattia reumatica, che è l'artrite reumatoide. Il tocilizumab e la abatacept sono farmaci cosiddetti biotecnologici, sono in corso degli studi internazionali sull'utilizzo di questi farmaci nel paziente sclerodermico. Inoltre vi riporto questi nomi alquanto strani solo per condividere con voi l'ottimismo e anche, diciamo, la soddisfazione di un'attiva ricerca nella terapia della sclerosi sistemica. Sarà mia cura poi informarvi sul farmaco a cui pongo particolare attenzione, che ha questo nome strano, il Selexipag, perché è una sorta di iloprost per via orale, e quindi l'assunzione di questo farmaco per bocca anziché endovenosa potrebbe grandemente cambiare la qualità di vita, diciamo, di molti di voi. Prima di passare alla parte più innovativa, vorrei solo ricordare che a differenza di molte altre malattie reumatiche, il cortisone ha un impegno limitato nella sclerosi sistemica, quindi deve essere riservato nei casi di artrite, infiammazione muscolare, e deve essere sempre usato a basso dosaggio. L'idrossiclorochina è un altro farmaco che frequentemente si può utilizzare nel malato sclerodermico, soprattutto in presenza di un impegno articolare, e vi raccomando la vitamina D. La vitamina D che serve non solo per l'osso, ma serve anche per i vasi, perché è un ormone, e quindi questo farmaco rientra a tutto tondo nell'armamentario terapeutico contro la sclerosi sistemica. Purtroppo, un altro messaggio, nessuna terapia con vasodilatatori e immunosoppressori può essere eseguita durante la gravidanza. Quindi mi rivolgo soprattutto alle giovani donne che vogliono avere un figlio, di avere sempre un dialogo molto aperto con il reumatologo di riferimento, perché dobbiamo interrompere o adattare la terapia. Ad oggi l'unico farmaco che ci può aiutare nella gestione della sclerosi sistemica durante la gravidanza è la viagilina, come qua riportato, che è un farmaco sicurissimo e viene consigliato anche dai colleghi ginecologi. Ed infine la parte, dicevo, più innovativa è quella a cui spesso i malati mi chiedono: dottoressa, come, cosa ne pensa del trapianto di midollo osseo nel malato sclerodermico? Facciamo chiarezza: il trapianto di midollo vuol dire prendere delle cellule che voi conoscete tutti, le cosiddette cellule staminali dal midollo, che sono in grado di replicarsi e di rigenerare ogni tipo di cellula del sangue, cioè cercano di ricostruire il sistema immunologico. Questa metodica, che potrebbe avere un razionale, è però un approccio molto complesso, con rischi soprattutto correlati alla possibilità di infezione e anche lunghi periodi di ospedalizzazione. Mentre tutt'altro metodica è l'utilizzo delle staminali, quindi le stesse cellule che possono costruire i vasi, ad esempio, o la cute, che venivano dal tessuto adiposo. Come vedete, con una semplice punturina fatta aspirazione a livello del grasso della zona intorno all'ombelico, viene rinettato poi questo tessuto adiposo ricco di queste cellule che possono rigenerare, e può determinare il miglioramento dell'indurimento della cute, rigenera i vasi e ha un valido aiuto anche nella terapia delle ulcere cutanee. Vi riporto poi un'altra esperienza molto positiva con i fattori di crescita, che sono delle sostanze appunto che tendono a far rigenerare i vasi, che sono quelli che vengono alterati nella sclerodermia, e in questo caso l'utilizzo dell'eritropoietina aiutando alla costruzione dei vasi, come vedete, porta a una risoluzione ad esempio delle ulcere cutanee dell'arto inferiore. E infine, lascerò poi l'argomento alla dottoressa Mastro Nicola, bisogna però ricordare che la terapia del dolore è fondamentale nel malato sclerodermico. L'83% dei malati convive con il dolore correlato soprattutto alle ulcere cutanee. Volevo solo riportare la nostra esperienza
un'esperienza positiva, se ne fa un gran parlare, ci sono articoli sui giornali dell'utilizzo dei cannabinoidi, che nel caso della malattia sclerodermica agisce sia sul dolore che anche sull'impegno gastrico, quindi esofageo, correlato alla malattia. E mutuando le frasi del vecchio saggio Ippocrate, non basta prevedere la malattia per guarirla, ma occorre insegnare la salute per conservarla. Ringrazio tutti voi per il gentile ascolto.